Buon pomeriggio amiche. Questa ricetta vi sembrerà un poco strana, però molti di voi me l'hanno chiesta. Allora, la ricetta si tratta di come preparare un buon caffè a casa, come quello là espresso, però una bella tazzulella e caffè napoletano. Ora vi svelo tutti i trucchi e tutti i segreti per farla. Allora, per prima cosa amiche, ho messo il caffè all'interno della ciotolina di vetro perché non è giusto fare pubblicità. Quindi per prima cosa vi servirà un buon caffè di arabica. Seconda cosa, il caffè va conservato in un barattolo chiuso e messo in frigo, si mantiene molto molto più fresco. Poi c'è il problema dell'acqua, che da città in città ha molto calcare, quindi vi consiglio di farlo con acqua in bottiglia. Adesso vediamo come procedere e ricordate tutti i trucchetti. Amiche, per prima cosa, prima di mettere l'acqua, mettiamo una puntina di caffè, che quando comincia l'ebollizione e il caffè sale, è già si sprigiona l'aroma molto più profumato. Aggiungiamo dell'acqua in bottiglia sopra il valvolino, qua, che è molto importante perché se mettiamo tanta acqua, il caffè risulta che viene lento e invece ne vogliamo una bella tazza di caffè stretta stretta napoletana. Ecco qua, l'acqua non deve uscire fuori. Ora vi faccio vedere come riempire. A Napoli noi diciamo che si fa una bella montagnella di caffè. Amiche, i primi due cucchiaini, ecco qua, in questo modo li pressate e poi dopo fate la classica montagnella come diciamo a Napoli, ecco qua. Dopo aver fatto la classica montagnella, ecco qua, un altro segreto: quando la mettiamo sul fuoco non deve stare chiusa perché sennò il vapore rovina il caffè, ma metterla con un cucchiaino sopra in questo modo e col coperchio aperto. Ecco qua amiche, un altro trucchetto: il caffè va messo a fiamma lenta 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 lenta, deve salire dolce dolce, a Napoli diciamo ruci ruci. Amiche, nel frattempo preparatevi una ciotolina come questa con 2-3 cucchiaini, precisamente 3 cucchiaini rasi di zucchero. Quando uscirà il primo caffè, versiamo poche gocce nello zucchero e poi vi faccio vedere come fare. Amiche, ecco qua il primo caffè, già da solo c'è la schiumina. Allora amiche, questo è il primo caffè, guardate qua che schiuma già. Fate così, versatene così dentro la scodellina e aspettiamo che finisce di salire tutto il caffè. Nel frattempo montiamo la crema. Amiche, con una forchettina, ecco qua, dobbiamo creare una schiumina. Deve essere color crema. Ecco il colore che deve avere, color nocciola. A questo punto assembliamo il caffè. Amiche, per ogni tazzina di caffè un bel cucchiaio, mezzo, ecco qua, poca cremina perché è molto dolce perché è fatto solo con lo zucchero, e lasciamo il cucchiaino al suo interno. Ecco qua, ora aggiungiamo il caffè, come vedete un bel colore scuro, ecco qua. Come il bar, e questo è un bel caffè napoletano e io lo bevo alla vostra salute. Spero che anche questa ricetta vi sia stata utile, alla prossima.